Registrazione avviata. Bene, procediamo all'appello, per favore. Sì, buongiorno, procedo all'appello per la seduta 88 di oggi, 10 maggio. Sono presenti i consiglieri Agirotti. Presente, buongiorno. Presente. Caronia, assente. Ferrara, Presente. presente. Gentile, assente. Melluso, assente. Russo, Presente. presente. Tantillo, assente. Ma che cosa si collega? Comunque, intanto è constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Abbiamo collegato l'ingegnere Ciralli e l'assessore Maria Prestigiacomo. Intanto vi do il benvenuto. L'ordine del giorno prevede progetto di lavori di collegamento di via Tritone con via Rosario Nicoletti, approvazione del progetto definitivo ai fini dell'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19 del DPR 327-2001. Interviene l'ingegnere Ciralli per fare la relazione su questo atto deliberativo. O assessore, Sì, volevi dire qualcosa prima tu? interviene. No, interviene Perfetto. l'ingegnere Ciraglio. Ingegnere Ciralli, Gli ordini, buongiorno. quale ordine? Prego, procediamo per questa relazione sul progetto Sì. di lavoro di collegamento. Sì, allora questo progetto è un progetto che risale come progettazione preliminare al 2001-2002 e era già in quel periodo un progetto che comportava una variazione al tracciato rispetto a quello che era previsto nelle PRG vigente. All'epoca il progetto era stato fatto da un livello di progettazione, era stato portato avanti, se non ricordo male, dall'ingegnere Massimo Verga, nostro ex collega, ormai in pensione. Fu fatta all'epoca anche una delibera di localizzazione dell'intervento, ma non ho mai capito per quale motivo questa delibera non è stata recepita all'interno del piano regolatore. Nelle fasi successive del progetto necessario passare al livello successivo di progettazione con la rivisitazione dello studio di progettazione preliminare e la progettazione definitiva ed esecutiva. È stata fatta una gara di progettazione, un bando pubblico nel 2008-2009. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento di progettisti che hanno iniziato a produrre i primi atti progettuali nel 2011-2012. La strada per darne una localizzazione a tutti i presenti è una strada che sostanzialmente si diparte dall'attuale via del Tritone, all'altezza di quella che era l'ex fabbrica della Coca-Cola. Lambisce quella che era la cava abbandonata che si sta cercando oggi di risanare e si collega con il tratto terminale che giunge a Barcarello, che è già di sezione adeguata rispetto a quelli che potrebbero essere i flussi di traffico. Questo tratto di strada, per intenderci, è quello dove attualmente il commissario delle acque ha passato una rete fognaria ricalcando già l'asse della nostra strada che abbiamo appunto comunicato per evitare espropri in eccedenza rispetto a quello che sarebbe normalmente prevedere. Oggi la strada a che livello si trova? È un progetto di un po' più di 5 milioni di euro, sono circa 700 metri di sviluppo viario, c'è una sezione della carreggiata di 14 metri. Il progetto è un progetto che ha avuto allegato, ha subito insomma all'inizio dei rallentamenti in quanto a causa della vicinanza con la cava,
si era in una zona di rischio R4, quindi abbiamo avviato in via preliminare delle interlocuzioni con la regione siciliana al fine di verificare la possibilità di inserimento nella strada o di riperimetrazione della zona di rischio R4. Ingegnere, ma lei ha la possibilità di proiettarci un'immagine del progetto mentre ci racconta? Ci provo subito, le faccio una io non sono preparata perché non dovevo esserci, le chiedo scusa. No, assolutamente, per carità. Allora, aspetti, sto cercando una planimetria rotatoria. Solo un attimo di pazienza, allora, che individuo quella che dà un'idea generale. No. Ok. Ok, ci provo a fare questa proiezione. Questo. Voi vedete qualche cosa oppure no? Sì, perfetto. Ok, e mi si vede grande, piccolo, si vede bene? Com'è? No, chiarissimo, sì. Ok, quindi qui dove vedete adesso il mio mouse, ok, inizia questo intervento nostro. Questa parte a monte rappresenta la viabilità già esistente. Beh, il mouse non lo vediamo, ma si capisce lo stesso. Allora, sì, vabbè, questo pallino verde grosso è dove c'è la rotatoria, ok? Che si collega alla tua linea del pilone. Vedete questa monte, questa è la cava dalla quale ci siamo dovuti staccare, perché il progetto, diciamo, di preliminare era più arriva la cava più a monte, la rotatoria iniziava più a monte ed era proprio con una parte esterna al limite della ex cava e quindi c'era necessità di fare un muraglione alto qualche 8 metri, una cosa spaventosa praticamente, per cui d'accordo con gli uffici della regione che hanno autorizzato, poi nel provvedimento chiaramente tutti questi atti sono richiamati e allegati, siamo stati autorizzati a fare traslare verso il basso questa rotatoria che qui dalla quale poi si diparte quasi proprio a 90 gradi, questa strada che è la strada che disimpegnerebbe assolutamente la borgata marinara di Barcarello, perché con questo primo tratto che materialmente finisce dove vedete finire le sezioni trasversali in asse strada, ci si ricollega alla viabilità esistente che mantiene la pari sezione della carreggiata. L'intervento è in variante allo strumento urbanistico, io ho esaurito le mie competenze nella prima fase di espressione dell'approvazione del progetto, in quanto è un progetto che è sotto la soglia comunitaria, quindi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale l'approvazione rientra nelle competenze responsabili del procedimento, ho fatto una conferenza di servizio che ho concluso con recepimento di tutti i pareri favorevoli o qualcuna prescrizione, e anche questo è indicato nell'atto deliberativo che abbiamo proposto, ho concluso la conferenza subordinandola chiaramente all'approvazione poi in consiglio comunale della variante allo strumento urbanistico. Abbiamo anche acquisito l'articolo 13 da parte del giro civile. L'intervento, un intervento completo, è prevista la pubblica illuminazione, sono previsti marciapiedi, è previsto il sistema di smaltimento delle acque già assentito sia dall'ASP che dall'AMAP che hanno partecipato alla conferenza di servizio. Penso, se avete qualche domanda specifica da fare, prego, io l'intervento è banale fondamentalmente, c'è previsto qualche esproprio, l'avvio del procedimento espropriativo è stato già concluso, abbiamo avuto delle osservazioni a cui abbiamo risposto, ma dopo la nostra risposta
l'osservatore è sparito, diciamo, non ha ritenuto più insistere nelle sue osservazioni. Di questa ce n'era una di una signora. Ma lei ha anche lo stato di fatto, le chiedo troppo. No, io lo cerco, un po' di pazienza, un attimo solo. Stato di fatto non c'è nulla, questo non c'è. Io posso mandare. Sì, non riesco a orientarmi con la mappa che ho davanti, vi chiedo. Posso allegare lo straccio del piano regolatore? Ecco, magari sì. Vediamo se magari con quello. Allora. Però c'è planimetria stato di fatto con foto. Sì, sì, aspetta. Il G4. Però è quello stato di fatto. Ok, ora ce l'ho chiaro. Ho portato la stessa strada, diciamo, e non c'era nulla prima. Ecco. Ok. Non capivo la rotonda, non riuscivo a collocare la rotonda, ora ci sono, grazie. Ok, quindi lo stato di fatto, la rotatoria si collega sulla strada che è già esistente praticamente, ok? Tranne che è necessario realizzare questo innesto che i professionisti hanno accuratamente cercato di realizzare il più 90 gradi possibile rispetto alla arteria stradale per un o dei motivi di sicurezza stradale. Volete sempre che mettiamo la foto del piano regolatore? Il piano regolatore non aveva soluzioni per le viabilità in questo tratto. No, non c'era nulla, ora lo prendiamo. Sì, c'era una soluzione, ma era completamente diversa come sagoma. Ora gliela faccio vedere, aspetti. Faccio del PRG. Ah, dovrei ingrandire. Allora, la tavola purtroppo è unica, vediamo se la riesco a ingrandire, come scaricare. Ok, l'ho riuscita a vedere? Mi sentite? È un po' piccoletto. Sì. Allora, si vede sempre la cava, si capisce qual è. Poi sopra il PRG c'è disegnata sempre la nostra rotatoria col tracciato che è stato prescelto. E quella bianca che vedete di sotto era la previsione del PRG, che a parte essere inadeguata come sezione trasversale, mal si sposava con quello che era un più ottimale inserimento nella rotatoria. Non mi orientavo perché è girata al contrario, ora l'ho capito. Purtroppo è ruotato, poco fa il progetto ce l'ha fatto vedere il ruotato, non riuscivo a capire. Ecco come è girato dai progetti. Va bene, ok, ma non riuscivo a orientarmi per questo motivo. Okay. Ora ci sono. Ok, perfetto. E quindi come vedete proprio c'è questa specie di vino che è sostanzialmente la doppia proposta di piano regolatore di disimpegno di Serracavallo. Quella a monte sarebbe la via del Tritone e via Rosario Nicoletti, secondo la variazione che è stata proposta oggi. Quella a valle è la sistemazione della ex via del Leone, come si chiamava prima, che è l'attuale circonvallazione che ai tempi fu realizzata dalla Protezione Civile Regionale, e dove c'è ancora un progetto di sistemazione in corso, ma il responsabile non sono io di quest'altro tipo di progettazione. Ma c'è concluso questa... Sì, si è conclusa, quella fase è conclusa, nel senso che quella strada è perfettamente transitabile. C'era poi un progetto di maggior adeguamento funzionale che prevedeva anche la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione, perché su quella strada, non so se ci avete fatto caso, non c'è un impianto di pubblica illuminazione. Sì. E delle opere di finitura, quale marciapiede, credo anche di convogliamento delle portate idrauliche, cosa che invece in questo di via del Tritone è già fatto, qui già è un progetto complessivo, per cui la fase successiva all'approvazione, fermo restando l'iter che dovremmo, se non il Consiglio non dovesse avere delle indicazioni da fornirci, chiaramente la fase successiva dovrebbe essere quella della trasmissione alla Regione Siciliana per il decreto, e successivamente guidare i progettisti a progettare la fase esecutiva, che hanno già in carico. E la fase esecutiva, devo dire, obiettivamente il progetto è fatto, al mio modesto
avviso molto bene, nel senso che abbiamo lavorato un po' di anni perché abbiamo avuto tantissime problematiche sia per il convogliamento delle acque di prima pioggia, di seconda pioggia, sia il problema della cava, la realizzazione dell'area di rischio. Però oggi devo dire che il progetto che ha acquisito tutti i pareri preliminari è un progetto. Ma cos'è, definitivo? Questo è un progetto definitivo, esattamente. E a gara andrebbe appalto integrato? No, no, noi i progettisti hanno la... Per fare anche l'esecutivo. Per fare l'esecutivo. Noi abbiamo chiesto diverse volte delle fonti finanziarie, delle varie misure che si sono, diciamo, aperte, ogni tanto finestre, anche nel 2018 abbiamo chiesto un finanziamento, ancora non c'è stato. Perché questo è un progetto che potrebbe andare tranquillamente in gara con una stampa. Io ho una domanda sola. Prego. Posso, Presidente? Volevo sapere sul PUMS e sul PRG, che ancora non sono arrivati in aula e che noi quindi non abbiamo potuto, beh, il PUMS si vedere, la soluzione di questa parte di viabilità come è prevista? Noi le abbiamo trasmesse tutte queste proposte progettuali, io avevo diversi interventi come viabilità, e li ho trasmessi tutti sia all'ufficio della mobilità per il PUMS che per sono stati recepiti, che anche per il PRG. Io ricordo benissimo di avere trasmesso all'ufficio del piano il progetto. Infatti credo che questa tavola che ho mandato adesso in proiezione sia proprio la viabilità che è trasmessa all'ufficio del piano per il ricepimento nel PRG. Questa rossa che vedete è proprio la via oggi in discussione, la via del Tritone. Gli altri tratti sono altri tratti di viabilità trasmessi sempre all'ufficio del piano. Come vedete, anche quella che si chiamerebbe la ex via del Leone, che è questa parte in Fucsia, sì, penso la vedete in Fucsia, che rappresenta la prosecuzione dell'innesto sull'attuale via Strada Cavallo, che poi bypassa completamente Strada Cavallo al lato opposto di Barcarella. Anche questa è stata trasmessa, quindi loro li hanno... Quindi a noi ci si chiede di approvare una variante anticipando scelte che sono già caricate sui due piani. Sì, allora questa è una procedura che prevede il 327 sugli espropri, la variante all'articolo 18. No, lo capisco, dico, però sono tutte cose che sono state calate già sul PUMS, sì, che sul PRG. Assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Tutti questi interventi di mobilità. E che chiaramente quindi una volta cioè l'approvazione di questi ulteriori strumenti di programmazione non comporterà una rivisitazione di questi strumenti a livello di progetto, di questi atti progettuali, scusate. Sì, volete vedere qua è già sta questa la bretella, diciamo, che è stata fatta, già è stata realizzata e quindi deve essere solo illuminata. La bretella di Via del Leone, sì, va, ecco, è un intervento dove vanno fatte delle opere di miglioramento viario. Questo è un intervento che segue l'architetto Cittati ed è un intervento che come ufficio segue l'ufficio dell'infrastruttura a rete del dottore Pedicone e l'assessore Prestigiacomo. Io mi ricordo nella precedente consigliatura abbiamo votato il debito fuori bilancio per questo esproprio che c'è qua. Assolutamente sì, perché questa strada era stata realizzata così a memoria un po' storica, come ho detto, dalla regione siciliana, l'ufficio protezione civile, che si limitò in quella fase a pagare una sorta di indennità di occupazione temporanea.
Sì, e poi si fu trasformato in debito fuori bilancio trasformato perché stavano iniziando ad arrivare i ricorsi, quindi di fatto già la strada è nostra, quindi bisognerebbe solo trovare solo le risorse per finanziare l'illuminazione e i marciapiedi. Illuminazione e marciapiedi, e credo che c'erano anche da realizzare delle vasche a dispersione per Sì. Ma credo che il progetto sulle vasche già c'era. Sì, il progetto già c'era, però lì cosa è successo? Che c'era anche un progetto delle vasche fatto da Ferrovie per il passante ferroviario. Vasche di cosa? No, scusate, non ho capito. Laminazione, no? Sì, cioè come quelle di Partan, per intenderci, chi ha realizzato il COIME. Visto il grande risultato a Partan... No, io non lo so il come l'obiettivo ha realizzato. Allora qui abbiamo un problema che la fognatura che c'è esistente sul lungomare Sierra Cavallo è insufficiente, quindi è una fognatura che non riesce a smaltire le acque di pioggia di questi terreni, quindi nella realtà quello che viene fatto oggi, ma secondo le indicazioni dell'ASP competente che mi ha infatti dato le direttive e ha approvato così il progetto, è creare dopo le caditoie dei pozzetti di laminazione che servono per separare le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia e mettere poi le acque piovane in pozzi drenanti. Questa è una scelta che indica l'ASP perché, considerando che allo stato attuale le piogge fanno questa fine, cioè vanno a finire cioè nei terreni naturali, e togliere dei terreni naturali potrebbe creare squilibri idraulici. Per cui con questo sistema dove viene separata l'acqua di prima pioggia dall'acqua di seconda pioggia, e quindi teoricamente viene elevato l'inquinante che proviene dalle strade ai terreni, l'ASP permette questo genere di opere di smaltimento delle acque piovane. Va bene, ci sono altre domande? Dico, relativamente a questo non c'è ancora una progettualità, un finanziamento, non c'è ancora... No, queste qua sono state già... Se ti ricordi, l'abbiamo affrontato in commissione bilancio la scorsa consigliatura. No, sto parlando della questione delle vasche. No, il progetto sì. Il progetto riguardava pure questo, le vasche allora... Il progetto nostro è completo, chiaramente nell'importo progettuale comprende anche le vasche, chiaramente le vasche, impianti di pubblica illuminazione, tutto quello che è necessario per rendere fruibile e collaudabile la strada. Non avevo afferrato, ho capito, perfetto. No, ma te lo dovessi ricordare perché eravamo in commissione bilancio, ne abbiamo parlato un po' di giorni, ricordo perfettamente. Bene, ci sono altre domande. L'ultima cosa che probabilmente lei l'ha spiegata, ma io mi sono perso il passaggio sul rischio, non so cos'è, R3 anche questa? Noi non siamo più a zona a rischio, lì c'è stata una... Declassamento? No, uno spostamento dell'asse stradale necessario per allontanarci dalla zona a rischio. Quindi Abbiamo fatto, chiesto il parere con competenti uffici del Genio Civile, rischi degli uffici della regione che si occupano dell'imposizione di questo tipo di vincolo. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi con un geologo della regione che adesso in questo momento non ricordo il nome, alla fine hanno dato l'indicazione e poi hanno espresso pure parere favorevole in seno di conferenza dei servizi. E invece la VAS? La VAS noi non l'abbiamo fatta perché... nel 2019 la regione siciliana ha fatto una circolare 1-2-2019 dove ha chiarito che qualora i progetti avessero delle, ai sensi, se non ricordo male, che era l'articolo 6 di questa circolare, certi requisiti, non c'era la necessità di inviarli a VAS. Quindi anche questo per me mostra maggiore comprensione, è tutto ben rendicontato nell'atto. Abbiamo chiesto ai progettisti di verificare se nell'area aveva i requisiti necessari per non andare a procedura di VAS. Cioè può esistere una variante urbanistica che non va a VAS? Sì, è la circolare numero 1 del 2019.
Non so se l'ho allegata, ma eventualmente gliela posso trasmettere separatamente. Aspetti, vediamo, io qua voglio avere un appunto. Vediamo se ce l'ho qua. Circolare numero 1, sì, è la circolare numero 1 del 2019. Questa circolare, io lo leggo così come avevo preso l'appunto qua, evidenzia la necessità di avviare o meno la procedura di verifica della soggettabilità VAS ai sensi dell'ex articolo 12 del decreto legge 158 2006, che rinvia appunto a questa circolare numero 1 2019 protocollo 3835 del 26 febbraio 2019. La buona sostanza dice questa circolare: dovete verificare che se nei percorsi non ci sono alberi vincolati, zone a rischio, una serie di cose, non è necessario sottoporre i progetti a valutazione ambientale strategica. Una specie di autocertificazione. È una sorta di autocertificazione, però che è chiaramente supportata da una relazione tecnica dei progettisti con tutti gli allegati tecnici che servono per capire se i progettisti stanno dicendo cose concrete o cose non concrete. Questa nota è anche allegata nella parte dell'imperativo. Quindi noi, avvalendoci di questa nota, abbiamo predisposto l'atto deliberativo indicando questa fattispecie, perché in ogni caso, quando manderemo l'atto deliberativo finale alla Regione Siciliana per il decreto di competenza, chiaramente evidenzieremo che cioè, il progetto è andato a massa per queste motivazioni, in quanto rientrante in quella casistica indicata nella circolare 1 2019. Va bene. Allora, a questo punto possiamo liberare l'assessore e l'ingegnere Ciralli e noi proseguiamo per l'espressione del parere. Per me va bene, sì. Grazie. Va bene, allora, ingegnere, una buona giornata. Assessore, una buona giornata. Tra poco li veniamo a trovare io, consigliere Dandini. Grazie di nuovo, buona giornata, buona giornata. Va bene, arrivederci, a Va dopo, bene. arrivederci. E allora, Ma l'ingegnere Ciralli è rotto, mi sono persa quest'altro passaggio. Ok. lo dico perché l'ho letto qua nell'atto deliberativo, per questo motivo. L'invito alla segreteria a dare l'espressione per permettere alla commissione di dare parere su questo atto deliberativo. Ma l'avevamo comunicato che c'era il parere oggi? Me l'ero perso io. No, beh, io non ho. L'avevamo comunicato. No, ok, Sì, me l'ero perso io. A posto. consigliere, tra l'altro mi permetto di ricordare che il Presidente aveva detto che si cercherà di dare parere di ogni argomento. Capito, ma io il lunedì di solito non ci sono, ho capito, No, però. abbiamo chiamato. No, ho capito, ma io oggi sono a casa perché, come sentite dagli spari, ho Pietro che non stava bene. Dico, normalmente io lunedì non ci sono, però va bene, non è un problema. Non l'avremmo Tanto ne espresso. approfitto per dare una dichiarazione di voto. Posso? Sì, certo. Allora, io mi astengo perché, come ho detto più volte, pur riconoscendo l'importanza del progetto, ritengo che non sia sano in questa fase procedere per varianti puntuali. E la domanda che ho fatto all'ingegnere Ciralli circa l'avere caricato o meno sul PRG e sul PUMS mi soddisfa poco, perché in realtà io mi aspetterei da una pianificazione delle valutazioni che portano a queste soluzioni, non un collage di interventi puntuali, che sembra essere quello che di fatto. Presidente, No, scusami. no, io scusi, collega Agirozzi, mi scusi se la interrompo No, su prego. questa, ma non ho capito se il Presidente ha ritenuto di mettere oggi ai voti questo o la mette ai voti in presenza anche di quella che è la maggioranza, caro No, la Presidente. maggioranza è stata chiamata e non partecipa perché ha altri impegni. L'ho capito, Presidente, ma lei sa, per una questione, io apprezzo quello che dice la collega Giroffe e io, dal punto di vista di quello che sta dicendo la collega, non posso che seguirla.
da questo punto di vista, però sarebbe stato opportuno che la maggioranza fosse presente. È, un, sa, sì, è una questione anche di stile. Gli impegni della maggioranza noi non lo sappiamo quali sono. Va bene, come presidente, faccia pure, io non ho altro da poter aggiungere. Cose. Mi scusi, collega Giro, era per una questione solo che capisco che cosa le vuole dire e io condivido. Ma... Anche l'intervento del Pietro, la smetti di sparare. Io capisco l'intervento del collega, perché qua ci accingiamo a dare un parere su una questione comunque non posso che confermare. Cioè, a me da questa seduta, come da quella fatta sul documento strategico difficilissimo, progettuale del sistema dell'autorità portuale, va bene, il DPSPPP, quello che è, e anche da tanti altri pareri che ci viene chiesto di fornire. Mi sembra che questo PUMS e questo PRG, più che una riflessione e una pianificazione, siano un collage di varianti puntuali. Negando di fatto. Stamattina un purpurì. Esatto, il purpurì forse funziona meglio. Negando di fatto il senso stesso della pianificazione, quindi non togliendo nulla l'intervento in oggetto, che io, non avendo fatto nessun ragionamento pianificatorio, posso valutare se sia buono o meno. Mi piace che l'ingegnere Ciralli dica che è un progetto secondo lui molto ben fatto, ma a me, che ho il ruolo di verifica e tutela soprattutto in temi di pianificazione, purtroppo questa metodologia non solo non mi piace, ma mi fa paura, per cui a malincuore, perché capisco l'importanza che avrebbe per la viabilità della città, io di avallare questo metodo non me la sento, e quindi in realtà non so ancora se il mio parere sarà astenuto o contrario. Credo astenuto, ci penso altri due secondi, astenuto. Giulia, dal punto di vista logistico non sai l'importanza che ha no, infatti contrario no, contrario non lo posso dire. Quell'area ha una valenza eccezionale, le congestiona almeno del 30% il traffico di chi deve arrivare a Barcarello. No, lo so, infatti non, sarà astenuta, non è contrario il mio voto. Chi va in quella direzione d'estate... Però sottende, Presidente, un metodo veramente che io non me la sento di avallare, è un metodo veramente agghiacciante, che nega ogni forma di sviluppo organico della città. No, e poi pagano anche gli interventi necessari, però io non posso avallare questo sistema. Allora, il sistema è quello che ci ha propinato l'amministrazione da sempre. Come hai visto, io ho litigato con gli uffici e l'assessore per quanto riguardava le piste ciclabili, che fanno parte sempre del PUMS. Andiamo avanti a spizzichi e bocconi, poi rimettiamo tutto assieme. Ecco il purpurì di stamattina, perché parlavo con un amico mio e dicevo: no, non è niente, il PUMS non è altro che le piste ciclabili, tutte quelle varianti, tutte quelle cose che si mettono. Tram, anello ferroviario, si mettono tutti insieme, e quello è il POMS. Cioè, purtroppo abbiamo questa visione della politica che giustamente la tiriamo da un po' di anni a questa parte. E dal punto di vista, diciamo, logistico, io ritengo che questa sia un'opera strategica non indifferente per quanto riguarda quell'area, perché per me decongestiona. Lo vivo quell'angolo, perché abitando nella parte nord della città, quindi lo sfogo per andare a mare o da un lato o dall'altro lato, si risente il traffico quando tu vuoi andare sul lato Isola o Sperecavallo, si risente tantissimo il traffico lì, quindi quella valvola di sfogo permetterebbe all'intera zona di beneficiare di questa situazione. Ecco perché io dico, nella mia dichiarazione di voto, io voterò favorevole per questo atto deliberativo. Fabrizio, ci sei? No, c'è. E allora, vediamo di contattare.
Presidente, guarda che ti ho staccato l'audio. Scusami. Sì, sì. Hai fatto bene, cercavo di contattare e c'è Fabrizio, c'ha problemi di linea. Giulio, tu hai lo stesso problema? Perché se c'è lo stesso problema ci manca il numero legale. Come? Sì, presidente, io abbandono la seduta, io lo dico subito. Va bene. Condividendo e l'abbandono, condividendo la posizione del collega Ferrara e soprattutto la posizione della collega Girotti, perché io la condivido, però correttamente, lei comprenderà i motivi che mi inducono ad abbandonare la seduta. Io condivido il vostro pensiero, anche perché so che l'ha pensato come me. Chiaramente l'irresponsabilità da parte della maggioranza, cioè, si porta a trovare, come dire, la prossima volta a votare prima questo verbale che ci diranno mi astengo, poi ci diranno che non sono e vogliono risentire di nuovo gli uffici e cosa va. È un giochetto che tira da troppo tempo e anche io ho una forma di stanchezza perché non condivido questo percorso. Visto che la mancanza del numero legale, dichiaro chiusa la seduta e rinviando alla prossima seduta il voto sul parere che stavamo per dare. Rinviamo a domani anche il parere, il verbale di approvazione di questa seduta. Una buona giornata a tutti. Grazie. Sono le 10:42, la seduta è chiusa. Invito la segreteria a staccare la registrazione. Benissimo.